Eccoci qui, stiamo arrivando alla fase clou, conclusiva della trasmissione. Abbiamo in collegamento con noi un altro sindaco per affrontare un po' questo tema della fase 2, Elvi Bentani, sindaco di Solesino. Benvenuto sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, grazie direttore e un caro saluto a tutti i telespettatori. Bene, sindaco, allora abbiamo fatto una rapida carrellata fra vari amministratori, esponenti politici, ricercatori, eccetera, per capire un po' come stanno vivendo i cittadini questo inizio di fase 2. Quindi, siccome sappiamo che Solesino è un comune dove la concentrazione delle partite IVA è una tra le più alte d'Italia, se non addirittura la più alta, ecco, ci sembrava opportuno sentire cosa ne pensa il primo cittadino di Solesino di questa situazione che si sta venendo a verificare in Italia per quello che riguarda la cosiddetta fase 2, specialmente per quello che riguarda la situazione delle partite IVA. Io entro immediatamente, dottore, a gamba tesa sulla questione. Io penso che il tempo delle chiacchiere e delle promesse da parte del governo è scaduto. Io mi aspetto che lo Stato italiano immediatamente destini maggiori risorse economiche alle famiglie e alle imprese del nostro paese. Perché mentre io continuo a parlare di fase 1, fase 2, fase 3, continuo a emanare nuovi decreti, lavoratori, professionisti, come hai detto te, il mondo delle partite IVA, per cui commercianti, moltissimi ambulanti che abbiamo a Solesino, parrucchiere, estetiste, bar, pasticcerie, ristoranti, e queste persone sono, e queste aziende sono nella più totale disperazione. I loro correnti sono sempre più in rosso, i loro debiti si accumulano giorno dopo giorno e non sanno se e quando apriranno. Per cui io penso che non può cadere inascoltato il grido di dolore del mondo dell'impresa e servono urgentemente degli aiuti concreti alle piccole e medie imprese. Questa è la cosa che mi sento di dire immediatamente, perché il governo italiano ha stanziato sì dei contributi da 600 euro, però molte persone non sono ancora arrivati, mentre mi giunge notizia che nei paesi europei, in altri paesi europei, le somme destinate sono di migliaia di euro e sono già arrivate in modo tempestivo. Per cui io penso che ogni giorno io mi trovo come sindaco, come immagino moltissimi anche i miei colleghi, mi trovo a dare delle risposte a cittadini, ad imprenditori che non sanno come pagare tasse, bollette. Questo si aggiunge già a molte altre situazioni quotidiane che affrontiamo nell'ambito comunale e mi trovo a dare risposte ad aziende, a commercianti, ambulanti che vogliono sapere se e quando, come dicevo prima, potranno ripartire e in che modo potranno ripartire, perché è un dato di fatto che questi continui decreti del governo e un giorno e il giorno dopo alcune ordinanze regionali stanno creando solo confusione. Perché costantemente ci chiedono possiamo fare questo, possiamo fare quello, ma non si può tutto scaricare sui sindaci. Questo non è giusto perché non è giusto lasciare i sindaci in trincea da soli a rispondere a tutte queste problematiche. Naturalmente voglio sottolineare questa cosa, che le mie critiche, le mie osservazioni naturalmente costruttive sono rivolte esclusivamente al governo italiano e non mi rivolgo al governatore Zaia, al quale invece voglio esprimere tutto i miei più sinceri complimenti per come sta affrontando questa emergenza sanitaria, per l'impegno che sta dedicando a favore del popolo veneto, perché mi giunge notizia da un post che ho fatto anche qualche giorno fa, proprio dove ho rivolto queste critiche al governo, che qualcuno in modo fazioso ha cercato di strumentalizzare le mie parole, spostando l'attenzione e le mie critiche nei confronti del governatore Zaia. Assolutamente falso. Io mi sto rivolgendo esclusivamente al governo italiano che deve, come ho detto prima, o aumentare i contributi a migliaia di euro, come sta avvenendo in altri paesi europei, oppure permettere alle nostre piccole e medie imprese di iniziare, di aprire le loro attività, nel rispetto del caso, per cui nel rispetto a tutte le normative igienico-sanitarie previste e vigenti dalla legge italiana. Ecco, sindaco, tutta la discussione che stiamo avendo in questi giorni, l'abbiamo avuta noi nella trasmissione, ma c'è anche sui giornali, sui social, e anche in Parlamento in un certo senso, è in questa differenza fra questo contrasto fra chi ha più paura della, diciamo,
del ritorno dell'epidemia e quindi spinge per una prudenza, e chi invece ha più paura delle conseguenze economiche e quindi spinge per una ripartenza. Ecco, da quello che percepisce lei e quello che percepiscono i suoi cittadini, è più forte in questo momento la paura del ritorno dei picchi del contagio, oppure è più forte la paura della situazione economica che potrà verificarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Ma, e diciamo che il bene più prezioso che noi abbiamo è la salute, e per cui se gli scienziati, i medici dicono con dati alla mano che siamo di fronte ad una pandemia mondiale, io penso che è giusto prendere tutte le precauzioni del caso per tutelare la salute nostra e dei nostri cari. Però dall'altra parte bisogna che il governo anche ci aiuti, metta nelle condizioni le persone di comunque continuare a fare una vita dignitosa, perché ogni azienda, ogni lavoratore, ogni famiglia ha negli anni sicuramente preso determinati impegni, può avere dei debiti, può avere dei mutui, dei leasing, degli impegni comunque anche nel mantenimento dei figli a livello scolastico, e non possiamo noi accettare che il governo dia l'elemosina nei confronti di queste piccole e medie imprese. Per cui dico una cosa di questo tipo: se si tratta di pandemia, io non sono contrario sul fatto che tutto rimanga chiuso, però ci devono essere dei contributi, ci deve essere un appoggio e dobbiamo sentire che lo Stato è vicino a noi. Se invece i dati scientifici dimostrano che possiamo in modo graduale aprire le nostre attività, questo venga fatto, non possiamo andare migliaia di nostri concittadini comunque questa cosa la allargo a tutto il popolo italiano. Cioè, noi dobbiamo mettere le condizioni le persone che non vogliono poi strettamente in Veneto essere mantenute, ma vogliono poter esercitare il proprio lavoro. Molto bene. Sindaco, io mi scuso, ma abbiamo i tempi molto limitati questa sera perché abbiamo tantissimi ospiti. C'è qualche altra... Prima di chiudere invece volevo chiedere una cosa che ho visto di un post che ha fatto lei, che ha fatto molto discutere, che è quello relativo alle presenze in chiesa, no? Cioè a questo argomento per il quale non si può andare in chiesa, però si può andare in autobus. Ecco, anche su questo volevo chiedere una sua opinione sul fatto che in questo momento è vietato ancora fare la messa e addirittura c'è un limite massimo di 15 persone per i funerali. Ecco, volevo una sua opinione su questo argomento. Io l'ho espressa anche ieri tramite social, via Facebook o Instagram, il fatto che, secondo il mio punto di vista, è inaccettabile il fatto che venga compromesso l'esercizio della libertà di culto. Perché, ripeto, se permettiamo a centinaia di persone che entrino nei centri commerciali a fare la spesa nei supermercati, e non possiamo vietare per rispetto dei fedeli e dei credenti che hanno bisogno, soprattutto in un momento così di difficoltà, di emergenza, comunque di avere o di appoggiarsi a una speranza, a qualcuno che possa farli uscire da questi pensieri negativi. E per cui i luoghi di culto, secondo il mio punto di vista, con le dovute precauzioni dovrebbero essere riaperti. Però è indubbio che la Costituzione prevede che la salute viene prima rispetto alla libertà di culto o altre cose, per cui se il governo, grazie al lavoro dei scienziati, medici, tutte persone esperte e autorevoli del settore, ritengono che in questo momento è rischioso per la salute di tutti noi, per carità, accettiamo in prima persona. Io sono persona che da mesi sto ripetendo che bisogna rispettare in modo rigoroso i decreti governativi e le ordinanze regionali e comunali, però è anche giusto essere vicino alle persone fedeli e le persone che vedono nelle preghiere, che per carità si possono fare in qualsiasi luogo, anche presso il domicilio, però noi sappiamo tutti che le chiese sono un punto di riferimento delle nostre comunità. Ecco, allora, come dicevo prima, mi scuso se dobbiamo chiudere perché abbiamo avuto una lunga carrellata, però ci sentiremo sicuramente in futuro ancora sui nostri schermi. Vorrei dire,
aggiungere ultime due parole, se mi è concesso, un ringraziamento particolare a tutte le persone che in questi mesi hanno dimostrato vicinanza e solidarietà al Comune di Solesino e all'intera comunità, donando mascherine, chi centinaia, chi anche qualche migliaio di mascherine. E in ultimo vorrei ribadire e ringraziare veramente di cuore un imprenditore, un antiquario e in particolare un caro amico compaesano che ha messo a disposizione degli oggetti d'arte per fare un'asta di beneficenza e il ricavato sarà devoluto totalmente a favore della nostra comunità. Naturalmente i fondi saranno poi gestiti dal ufficio servizi sociali del nostro comune. E per cui questo veramente dimostra ancora una volta la comunità di Solesino in questa emergenza di difficoltà sta rispondendo con valori quali una grande famiglia e questo mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Per cui ringrazio tutte le persone che hanno in questi mesi e continuano a fare donazioni alla comunità di Solesino. Concludo nel dire che proprio non dobbiamo perdere la speranza, la fiducia e la forza di lottare per costruire un futuro migliore che insieme possiamo e dobbiamo fare. Molto bene, con questo bel messaggio di speranza del sindaco Elvi Bentani di Solesino chiudiamo questo collegamento. Grazie mille sindaco per essere stato con noi, ci vediamo sicuramente presto ancora sui nostri schermi. Grazie a lei e buona serata a tutti i collaboratori. Molto bene, grazie mille.